Ragazzi, welcome back. Sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web, e questo episodio sarà uno dei più carichi di tutta la serie. Sappiate però che avremo di meglio, specialmente nella quantità di cose diverse da fare. C'è da dire però che Toleno, alias Treno, effettivamente è così densa di dettagli, ma soprattutto di alcune cose facilissime da perdere, che vale la pena porre particolare attenzione a quello che faremo oggi e qui. Soprattutto quello che accadrà, probabilmente, potrei sbagliarmi, ma alla fine di questo episodio, oh, santo cielo, resterà nella storia degli spiriti dell'esperto. Andiamo alla capitale della notte eterna. Devo resistere dall'avere un sorriso tremendo. Uematsu, cosa hai fatto? Artista. Principessa, questa è Toleno, la città degli aristocratici. Prima di tutto, bisogna cercare il palazzo in cui tengono l'ago di platino. Ma qui non vivono solo nobili. Le notten sono lunghen, perciò è città ideale per delinquenten. Beh, ti sentirai a casa. Zitten! Io volere solo rubare l'ago di platino. Rubare? Cosa dici mai? Non permetterò una cosa simile finché sarai con me. Allora come faremo a prendere l'ago di platino? Ora ci penso, ma non possiamo sporcarci le mani con un furtarello da poco. Nessuno t'ha chiesto di finire e ora metti bastone in frarruoten? Cosa blateri? Lascia stare, io fado. Intanto Garnet l'ha pisciato. Dove vai? Non abbiamo ancora finito la discussione. Io non avere più niente da aggiungere. Non fare cose insensate. Principessa, non vi permetterò di seguire questo malandrino. Principessa! Per dindirindina, ce ne siamo! Perché un valoroso cavaliere come me deve subire tali umiliazioni? È colpa tua! Sparito anche lui. Adalberto, non gettare la spugna proprio adesso. Prima missione, trovare la principessa. E abbiamo un evento in tempo reale. Allora, ragazzi, è molto, molto importante quello che vi dirò di fare adesso, se state seguendo la serie nel gameplay tanto quanto in una vostra partita. Allora, non sono più imperdibili questi eventi qui. Dobbiamo viverne una sequenza precisa per poter ottenere un accessorio niente male e parecchi, parecchi, parecchi tesori. Però quelli sono indipendenti da questa perdita o meno dell'accessorio. Prendiamo intanto la strada giusta per ottenere lui. Siamo stati piantati in asso, ragazzi. Specialità locali. Fermati! Un ladro? Ce ne sono tanti qui in giro. Ah! Ehi, i miei soldi! Allora, avete visto che Garnet ha perso 1000 guilla a causa di quell'ometto da quattro mani, no? Insomma, avrà sicuramente mano leste. Però, se avessimo agito in tempo reale, pam, cliccando sul tasto azione appena appariva il punto esclamativo, ce ne avrebbe rubati soltanto 500. Ovviamente indifferente. Ma, ora come ora, avete visto, ne abbiamo potuto vedere soltanto uno. Prima di vedere il prossimo, che si sblocca andando qui a ovest, quindi a sinistra, seguendo in pratica Garnet, in poche parole, c'è una piccola chicca molto preziosa qui. Lanci 10 quill nella fontana? Sarai più fortunato, forse. Ora, giustamente, Steiner, Adalberto, ha bisogno di un sacco di fortuna. E visto che stavamo cercando di ottenere le stellazio recentemente, secondo voi quante volte dovremo farlo? Non 12 in realtà, ma 13. 12 più 1. E ricorderete queste parole. Forza, forza, Adalberto! Hai lanciato una moneta ed è uscita fuori una medaglia! Ottenuto Gemini. Stiamo a questo inizio del secondo CD ottenendo una marea di oggetti molto preziosi, ragazzi, rarità uniche. E non immaginate quanti ancora arriveranno oggi. Gemelli giunse al fiume. Decise di cantarle una dolce melodia sperando che la raggiungesse. Storia degli Stellazio. Ah, tra l'altro, Toleno è una città preziosa per tutti gli appassionati di carte. Molti dei membri di questa cittadina, dei popolani, e non solo, beh, hanno finalmente carte nuove, a dire il vero. Che fantastica vista notturna! Che bella! Per voi questa città è diventata troppo pericolosa per i miei gusti. Finché sarò con te, non ti succedeva nulla.
principessa! Olè! Appunto, seleziona un evento. L'evento che dovremo fare adesso è semplicemente resti. È stato un lavoretto per principianti. Si guadagna proprio bene qui. Eh? Oh, gambe! Dove sarà scappato? Mi ha rubato i soldi ancora prima che me ne accorgessi. Ora che ti guardo bene, sei proprio una bella bambina. Non dovresti andare in giro da sola di notte. Ah, con i soldi che mi sono sudato, posso prepararmi ad andare nella prossima città. Che monello. Beh, ora, invece, dobbiamo, infine, per ottenere l'oggetto di cui vi parlavo, andare al negozio di sintesi, il fabbro, qui a nord. Però, intanto, possiamo vedere nuovi eventi. Ambizione. Guardati intorno, Mario. Questa è storicamente detta la città degli aristocratici, ma è solo una diceria fasulla. Siamo proprio stati sfruttati. I nobili sono andati a vivere lungo i canali e hanno relegato la plebe quassù. È un vero abuso di potere, giusto, sorellina? Certo! E se l'ingiustizia continuerà, intanto appare Marcus, continuerà a regnare sovrana. Resteremo per sempre plebei. Dobbiamo prendere il potere! Ben detto! Magari facciamo un colpo di stato. I nobili sono insoddisfatti? Lo diventeremo noi, nobili! Così smetteremo di tirare la cinghia. Seguimi, Mario. Minchia, bimba. Guarda lui! È la fine del Monden! Quanto sono vivi questi personaggi, che meraviglia. Allora, praticamente, ma guarda un po', persone conosciute, eh? Ma guarda un po' chi c'è. Il Mago Rosso. Allora, una cosa meravigliosa è che ora voi state seguendo magari i miei indizi, o comunque state appassionatamente, spero, con passione seguendo questa avventura, ma credetemi, si può intuire come fare a ottenere questi segreti anche solo osservando come si muoveva il signor Quattro Mani. Questo è il luogo dove troveremo il nostro premio. Ehi tu! Che vuoi? Per caso avete visto passare una cioè una graziosa fanciulla? No, non ho visto nessuna ragazzina con i capelli lunghi. Cosa hai detto? No, non niente! Però forse era la ragazza che mi ha dato i guil. Tieni, ti do un cinturone! L'ho comprato con quei soldi! Lasciami andare! Aspettate! È fuggita via come una lepre. Fuggito via, cinturone. Questa è una bella chicca della città e il cinturone credo che sia un accessorio. Un meraviglioso accessorio, come potete notare. Aumenta ancora di più la forza e in Final Fantasy IX ogni punto conta parecchio, ragazzi. Avete visto con 17 a forza cosa tira fuori Garnet. Quindi MP per attacco ed occhio per occhio. Sembra molto interessante. Oltre a poter insegnare Fira, ma ora non ci interessa. Vediamo un po' queste abilità che cosa sono. MP per attacco, aumenta il potere d'attacco sacrificando i propri MP. Un buff, niente male. E infine, ed è passiva, eh? È passiva, quindi questa la dice lunga. E poi, infine, occhio per occhio. Contrattacca il nemico da cui si è subito un attacco fisico. Questo, ovviamente, è molto interessante. Si sacrifica facilmente vigilanza e cominciamo a pensare a come si può effettivamente ottenere un po' più di punteggi. Ossia, che ne pensiamo di abbandonare l'idea di essere protetti dagli status, anche se insonnia è molto prezioso, eh? Piuttosto, invece di prendere, vediamo un po' l'effetto dei MP per attacco. Cosa fa esattamente? Avete visto che i nostri MP sono rimasti gli stessi. Questo perché non rimuove gli MP massimi, ma ne consuma un ottavo ogni volta che si attacca in un combattimento, aumentando del 50% i danni. È tanto il 50% di danni in più, ragazzi. È roba seria. Però, visto che il nostro Steiner è praticamente il nostro tank, e gli piace, ci piace che utilizzi Antiscutum e le sue abilità come Divide Impera, non è nei nostri piani né nelle nostre corde. Quindi facendo occhio per occhio, più il meraviglioso Insonnia che abbiamo rimosso, però per farvi capire la sua importanza perché non voglio perderlo, eccoci qua, a un nuovo setup. Ovviamente, più livelleremo, visto che lui è ancora giovane e soltanto di livello 16, meglio sarà. Presto, però, vedrete che torneremo in questo menu per fare una piccola modifica. Diciamo questo, a livello personale, Insonnia per me è un tipo di abilità passiva molto importante, perché rimuove un pericolo molto più serio che non avere a che fare
con un damage output permanente, un dot su di sé, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque, bando alle ciance, che queste sono veramente fuffe assolutamente opzionali per ora. Torniamo indietro, perché abbiamo, ragazzi, alcuni altri eventi intemporali da guardare. Ehi tu, fammi parlare con te. Avventuriere, a Toleno si trovano oggetti giunti da lontano. Per questo la gente viene qui ad equipaggiarsi. Accidenti, devo trovarlo a tutti i costi. Ovviamente saremmo potuti andare al fabbro a lavorare, ci sono molte altre cose da fare, ma le facciamo in un certo ordine, secondo la mia forma mentis. State a vedere. Ehi, Marcus! E infatti... Daga, è una città pericolosissima! Ma devo trovare il lago di Platino e poi via da Alexandria! Vino, vinello... Dunque, prima di qua? No, meglio di no, tanto di là non c'è. Ah, è rimasta un po' spaventata. Giustamente, è una delle poche volte in cui è stata sola, eh? Scusate, in questa città ci dovrebbe essere il lago di Platino. Che? Non sento! La mia vecchia è morta 3 anni fa, e da allora... Che c'entra? Io cerco la cura per la pietrificazione. Ci aumentano la pensione? Era ora! Governo ladro! Oh cielo. Vi ringrazio. C'è un po' di Steiner anche in te, eh? In gamba, eh? Capolavoro. E per non perderci nessun altro evento, nel mentre ne stiamo scoprendo meravigliosi, avete visto Toleno quanto è pregna di queste cose? E guardate quella sorta di strana creatura grassissima su questa insegna. Che bello. Peccato che non sono state accettate le versioni rimasterizzate di questi fondali da quel modder molto importante che ha avuto accesso ad essi. Purtroppo sarebbe stato un modder molto importante, ma quando si parla di copyright certe cose non sono mai concesse, le aziende sono molto molto gelose, ma che peccato, sono così belli questi fondali, sono veramente opere d'arte ciascuno di essi. Ora, qui esattamente dove è avvenuto il nostro evento precedente. Guardiamoci esistenza. Sì, ma questa è un'asta. E il sì, ragazzi, era per voi. Credetemi. È tutto come sembra. Quest'asta è interattiva anche per noi videogiocatori. E lo so che l'unica cosa che io vi permetterei, in quanto appassionato di pensare, è un wow. Wow, perché dall'inizio del primo CD all'inizio del secondo, quanti minigiochi, chicche e segreti abbiamo trovato. Quante opzionalità abbiamo come videogiocatori. Possiamo fare l'asta, ragazzi, e attraverso essa trovare oggetti non casuali di merda, ma rarissimi e unici, che non si possono nemmeno sintetizzare dal fabbro, cioè... È un capolavoro, Final Fantasy IX. Chiariamo questo dettaglio. Forse qui troverò il lago di Platino. Porca miseria, quello era Kuja comunque, lei non può saperlo. Comunque. Allora, abbiamo un po' da esplorare qui. Per esempio, eccoci qua. Oh, abbiamo una carta e non posso possederne altre. Che significa? Non ho pulito l'inventario proprio per ricordarvi questa cosa in tempo reale. Carte. Abbiamo 100 carte, molte di esse sono spazzatura, ok? È importantissimo averne sempre il meno possibile per ora, perché prima o poi, specialmente appunto quando avremo a che fare con il Chocobo che ci permetterà di trovarne alcune molto rare, sarà necessario averne un numero inferiore a 100, altrimenti verranno temporaneamente perse, si potranno recuperare quelle che vengono buttate dalla ricerca del Chocobo. Ma perché farlo? Puliamo l'inventario. Fatto! 21 carte, perfetto. 17 tipi. Tuttavia, ottenere una carta Yeti, appunto, quello che era qui dentro, ricordavo bene, è men che mai fondamentale. Lo facciamo solo perché ci interessava aprire lo scrigno. Invece, state a vedere... No, Adalberto, tu devi aprire questo scrigno qui. Con dentro un Will. Ora, uno potrebbe anche rimanere deluso. Ma vi tiro su io di morale, state a vedere cosa c'è qua dietro. Già. Taurus. Ecco.
due stellazio all'interno praticamente della stessa area. E uno potrebbe pensare, ma cosa sono questi oggetti? Perché qui due e sembra una cosa speciale quando dopo tutto sono solo rarità? Sono oggetti fini solo al collezionismo? No. Questi no. E vi garantisco che se ne abbiamo trovati due a Treno, ossia Toleno, è perché effettivamente gli sviluppatori, Squaresoft, voleva garantirsi la possibilità di far vedere la loro utilità anche se non se ne fosse trovata nessuna fino ad ora. E ci stiamo arrivando. Toro volle farle un regalo. Oltrepassò mari e monti finché trovò la prima stella notturna. Storia degli stellazio che io ho letto mangiandomi le parole. Questo in realtà è un negozio di... cioè fa capire molto chiaramente che cos'è. È un negozio... bellissima merce! Di oggetti, non ci interessa nel modo più assoluto. Poi magari quando otterremo delle meravigliose e preziosissime mega pozioni, magari ne riparleremo, ma è ancora presto. Dicevamo, andiamo su. Allora, che meraviglia. L'amore è bello. Toleno, che posticino, mamma mia. Oste, portaci da bere. Allora. Oddio, che chicche. Ehi, aspetta. Noi siamo amici, Cupo. Ok, Mogurigli. Stava solo giocando. Mogunet. È arrivata una lettera da Steelskin! Ti interessa? Allora leggiamola, Cupo! Per fortuna lei non ha cose da farci consegnare, ma abbiamo da leggere qualcosa. Per Mogurigli. Sono molto... gli piace molto condividere a queste personalità, a questi moguri. Caro Mogurigli, la città è colpita dalla pioggia. Ho visto dei tipi che si dirigevano verso il deserto Vubu, a ovest di Burmesia. Gli ho chiesto che ci andavano a fare, visto che c'è solo sabbia. Ma alla fine, senza sapere perché, li ho seguiti anch'io. Stavano andando a Cleira, eh? Il deserto Vubu è lontanissimo! Solo Steelskin può intraprendere certi viaggi. Che moguri coraggioso, Cupo! Continuo a cambiare pronunce. Niente lettere, Cupo? Niente lettere. Bensì... subito qui dentro! Allora, questo è un luogo incredibile che fa venire l'acquolina in bocca a qualunque appassionato. Sotto c'è una creatura, vedete? Questo è molto simile, molto meno importante a livello di gameplay, ma l'incredibilmente attraente arena dei Final Fantasy. Simile a quella del Golden Saucer, appunto, di Final Fantasy VII, il Gold Saucer. Ma, prima di tutto, questo è anche un negozio di equipaggiamento. Guardate che meraviglia il background là dietro. Cioè, c'è uno studio per creare le ambientazioni nei titoli Squaresoft, e questo ovviamente equivale anche... diciamo che è parallelo a Square Enix, senza ombra di dubbio. Che toglie il fiato, è bellissimo. Che vuoi? Fare compere. Allora, come potete notare, abbiamo la Mithril Sword. Questo che significa? Che le mie parole davanti a Beatrix hanno senso adesso, soprattutto concreto. Ossia, una volta giunti qua si può già comprare, non c'è bisogno di assolutamente rubarla all'epoca, ma è molto importante rubarne o comprarne una almeno, perché Antiscutum è un'abilità rara, ok? Non ci interessa, la daga di Mithril in realtà la potremo trovare molto presto, quindi non la rubiamo. Mithril Lance, sicuramente, aria racchetta ce l'abbiamo, asta di Mithril, ramo di fuoco, ghiacciato e di lampi li abbiamo rubati tutti quanti, ed è una cosa meravigliosa. Forchetta, Pier Forchetta ne abbiamo già parlato, bla bla bla, fascia d'osso non ne abbiamo e ne prendiamo due. Anzi, facciamo sempre un bel 3, che male non fa. Cappello Jolly, bandana, interessante, anche qua 3. Sono ovviamente i miei comportamenti da OCD prenderne così tanti, non è assolutamente necessario, ma... vabbè, due personaggi pesanti e via. Ora, usciamo da qui. Ragazzi, resistete con me. Resistete con me, fa male allo stomaco. Non fare tutto subito, ma preferisco dare un ordine all'esplorazione. Per esempio, andiamo qui sopra. Questa è l'asta. E... ecco qua. 2225 guild. Persone. Allora, io non credo che quello sia un luogo dove nascondere denaro. Secondo me quello è un nobile che ha svuotato le tasche e gli sono cadute delle monete a terra. Maledetta città dei riconi. Ma, piuttosto. Ora dobbiamo andare altrove. Seguitemi.
Ah, questo è lo stadio. Ma non uno stadio di battaglia. È uno stadio dove si gioca a carte. Si vendono carte. Chi vuole fare una partita ne approfitti. No, non compro. Questo è nel caso qualcuno non abbia mai ottenuto abbastanza carte per giocare. Ma non ci interessa adesso. Piuttosto. Proseguiamo. Vai ad Alberto, vai. Ok, qui è dove eravamo arrivati prima. Ma voglio assolutamente entrare finalmente dal fabbro. Ma prima di questo abbiamo annunciato il fatto che volevo prendere una daga di Mithril, giusto? Ed eccola laggiù. Daga di Mithril. Fantastico. Bimba! Questa torre è sempre chiusa a chiave. Ci sarà qualcosa di losco sotto. Ma qualcosa di dotto sicuramente. Capirete tutti presto la mia idiozia, scusatemi. Quanto è origliabile. Orecchiabile. Allora, il proprietario di questa villa, il signor Bishop, è molto magnanimo con i ricercatori. Fa il fabbro per passione e mantiene persino uno studioso che vive nella torre qui vicino. Che sperperoni questi ricchi. Piuttosto, giovine. Buongiorno. Questo è il paradiso. Allora, vi ricordate quanto mi sono eccitato l'ultima volta che sono stato a un negozio di sintesi? Ma vedrete molto presto qualcosa qui. La t-shirt. Oggetti necessari, fascia e cappello da Merlino. Ora, parliamo fra di noi. Sussurrato come i criminali. Senza fare troppo i fumettosi, ovviamente, ma mi piace giocare perché questo è un momento che ricorderemo tutti e che ripeteremo ogni qualvolta sarà possibile. Vi ricordate cosa abbiamo fatto con le fasce e i cappelli Merlino, vero? Ne abbiamo comprati 99. Il profitto 610 guil l'abbiamo già rivelato. Le t-shirt ci servono? Ma che? Siete pronti? Non è più possibile sintetizzare, ok, ok. Questa è una cosa che mi ha ricordato moltissimo lo spirito dell'esperto 1 quando ho fatto apparire Woody in mezzo alle fiamme. Comunque, abbiamo ottenuto 99 t-shirt, siamo diventati un commerciante di quelli che vendono magliette in spiaggia. Fantastico. Allora, infine, sciarpa gialla non ci serve, marsupio, moonboot, cerchietto. Ecco, questo è molto interessante, cappello jolly ed elmo di gomma. Perfetto, anello coral non ci serve, il foulard è qualcosa di nuovo, ben venga. Non ci serve altro, siamo felicissimi di quello che abbiamo ottenuto. Ma, ovviamente, ricordiamoci che abbiamo rimosso una barda magica, quindi nel caso può essere interessante recuperarla, e un cappello jolly e un elmo di gomma. Non dimenticate mai che perdete gli oggetti necessari utilizzati, eh. Ora, signore, vorrei... Ah, non compra? Lei non compra? Oh, mi scusi. Vado al negozio di oggetti. Signorina, vorrei completamente truffarla, posso? Ha soldi infiniti, giusto? Perché io ho molto da farle comprare. Ho un po' di magliette. Capisce? Eccoci qua. 198.000 guil. Boom! Ora abbiamo effettivamente zero t-shirt, ma non mi fa rimanere troppo male dopo tutto. Avremo modo di recuperarne altre, il nostro perfezionismo non mancherà. Piuttosto, ora abbiamo 368.000 guil. E se pensate che non ce ne serviranno moltissimi, avete torto. D'altronde penso che abbiate ben chiaro in testa quello che può succedere a un'asta, giusto? Comunque, ora come ora, quello che dobbiamo fare è recuperare Garnet, che abbiamo visto qui grazie agli eventi in tempo reale. Che bei baffi, signori. Mi piace la vostra professionalità. E poi andiamo a prendere Marcus.
Ah, eravate qui, principessa, mi avete fatto preoccupare. Se ti sto a dar retta, non troverò mai l'ago di platino. Ma cosa dite mai? Comunque, qui non c'è. Dov'è Marcus? Non lo so. Forse lui l'ha già trovato. Non vieni? Guarda che me ne vado di nuovo da sola. No, no, vengo, vengo. Io quello... Sì, ma... Non mi trattare male ad Alberto. Ok, abbiamo recuperato la nostra fanciullesca estetica. Mamma mia, che cattiva che sei, signorina. Abbiamo visto che abbiamo creato sia il foulard con autopozione che il cerchietto abilità up. Mi sembra abbastanza scontato a cosa dare priorità. Cerchietto, grazie mille, signorina. Ah, santo cielo. Quanto mi dà fastidio la cattiveria nei confronti di Adalberto. Non se lo merita. O meglio, è impossibile non capirla, la milady. Ma ora andiamo all'inn, il classico inn di tutte le città. Ragazzi, io vi ricordo, cioè, quando qualcuno critica un pochino aspramente la piattezza di Final Fantasy XIII, non è soltanto perché è diverso e non piace perché è diverso, no no, è castrato, è violentato come titolo per far parte di questa serie, capite? Vi rendete conto di quello che abbiamo vissuto fino ad ora? Cioè, toglie un po' il fiato rispetto, cioè non esiste, non si può nemmeno andare a creare un paragone, perché non è una scelta aver rimosso certe realtà. Una cosa è una modifica, non dico involuzione o evoluzione, un cambiamento di un sistema, perché ogni Final Fantasy cambia. In quel caso è proprio una violenza nei confronti anche della qualità, di esperienza di gioco, letteralmente. Marcus, fatto prendere l'ago di platino. Così potremo aiutare Blank. Quando vai? Io partirei subiten. Vieni anche tu, no? Sei pronten? Beh, sì, certo. Allora andiamo. Principessa! Aspettatemi, principessa! Il capo ci aspetta. Il capo sarebbe il boss? Certamente, il boss è solo Ain. Tutti gli altri sono Kane. Allora, vale la pena avanzare un pochino qui, perché effettivamente... Oh, aspettatemi, principessa! Non credete a quel bandito! Potrebbe essere una trappola! Una fanciulla d'alto rango! Rubare! Poverino, se lo viene a sapere sua maestà! Principessina, ti vuoi introdurre furtivamente in casa altrui e pure tu, oh? Certo, devo controllare che non rubiate più del necessario. Allora andiamo. Vengo con voi! È mio dovere assicurarmi che non portiate la principessa sulla cattiva strada, bagordi! Fai come vuoi. Doveri, compiti, missione. Ma hai mai pensato a quello che tu vorresti fare, ah? Eh? Non mi distoglierai dal mio proposito! Riporterò la principessa ad Alexandria! Sei esattamente come quel fanfarone di Gidan. Io di qua, io di là. Ma sei veramente tu a decidere della tua vita? Che dici? Basta con le chiacchiere, andiamo! Preparatevi, ok. Questa è un host che comunica da sola. Come va Burmesia? Bene. Finché non ci sono quei topi di fogna a quella donna elefante. L'esistenza di tali mostruosità colpisce nel vivo il mio senso estetico. Posso capire. Dovrò pensare ai topi della sabbia. Vorrei purificare la bella Toleno da questo fetore. Quindi andate a Clayra? Sì. Allora siamo d'accordo? Ci penso io. A proposito, oggi c'era una ragazza carina. L'hai vista? C'era una cliente di vostro gradimento? È proprio di mio gradimento. Il passerotto che inseguivo mi è volato vicino. Oh. Incredibile incontrarti qui. Amo il destino in cui voglio credere in questo momento. Ma non è ancora giunta l'ora di far riposare le tue ali. Non è questo il tuo nido. Devi tornare dalla tua mamma. E quando tornerai, ci sarò anch'io a darti il benvenuto. Guardatelo, rigidissimo. Meraviglioso.
Vedete, dopo una host così rumorosa, così impattante, hai il silenzio. Ma io? Cosa diavolo sto facendo? Mi sono mischiato a dei banditi. No, devi tener duro ad Alberto Steiner. Il tuo compito è difendere la principessa e riportarla ad Alexandria. Non posso credere che Sua Maestà abbia commesso simili atrocità, però... avrà certamente i suoi motivi, avrà chiaro in testa ciò che vuole. Oh, e io? Cosa voglio? Oh no, basta! Comunque uno sciocco come me non può sapere cosa trama un sovrano. E poi non posso dare retta a quattro parole buttate al vento da un brigantello. Difenderò la mia principessa e la riporterò al castello. Così il mascalzone non la rivedrà più. Quel furfante l'ha ingannata e rapita. Gidan mi è deluso. Mi ha ingannata e rapita, trattandomi come una bambina senza cervello. Perciò stavolta sono venuta da sola a cercare il lago di platino. Però non capisco perché. Perché faccio tutto questo? Per aiutare Blank? Perché lui ha aiutato me? Certo, è normale ricambiare un piacere ricevuto. Ma io... io non lo faccio per la riconoscenza. Introspezione, ragazzi. Quanto sarebbe stato bello averlo in capitoli un po' meno fortunati. E ben scritti. Sarà davvero qui, Lago di Platino? Invece di parlare, pensa a cercare! Oh mio Dio, è bellissimo! Uomo dall'aria dotta. E da qui la mia battuta di prima. Le sere di luna rossa, come oggi, sono l'ideale per osservare gli astri, ma... non ci voleva proprio che finisse ora l'inchiostro. Dove lo terrà mai? Cosa fare ad Essen? Aspettate. Principessa, fermatevi! Ma voi? Acciderbolina, non credo ai miei occhiali! I miei omaggi, dottor Totto. Principessa Garnet! Oh, per tutti i cavalieri di Re Artù! Il dottor Totto! Ma chi è questo? L'illustrissimo Totto era il precettore della principessa e un uomo estremamente colto. Non sono i complimenti di Steiner questi? Ma piano, o sveglieremo il proprietario. Principessa, ditemi, come mai vi trovate qui? È una storia lunga. Cerchiamo l'ago di platino. Sono persino disposti a rubarlo in questa gravissima ed immoralissima situazione. Ho il preciso dovere di... C'è qualcuno? Oh, presto scappate! Dopo vi consegnerò io l'ago di platino. Tornate all'entrata di Toleno. Proseguite sulla sinistra fino in fondo. Lì vedrete una torre. Ecco, quella è casa mia. La chiave è questa. Aprite e aspettatemi lì. Va bene. Su, andiamo. Grazie, dottor Totto. Ci vediamo più tardi. Ah, siete voi, dottor Totto. Scusate, avevo finito l'inchiostro per scrivere e... State attento, se manca della merce, mi arrabbio. Principessa. Quanto è bello il dottor Totto. Allora quel poppo vi darà l'ago di platino? Si chiama Totto. Totto, tonto che sia, gli dobbiamo davvero baciare le mani. Ah! Quindi, picciotto, devi sopportare la principessa ancora un po', oh. Già... Senza di lei non ti darebbe mai l'ago di platino. Allora, senti, principessina, mi raccomando a Cicci, Totto! Fidatevi. Partite dopo aver riposato, darete a Pippi il tempo di cercarlo. E molto probabilmente lo fa apposta, appostissima. Allora, dopo aver fatto, aver vissuto questa parte di trama, è arrivato il momento... di fare le cose secondarie, ragazzi. Allora, partiamo da quella più remunerativa e vicina. Le Stellazio. Qui a nord, ragazzi. Tra l'altro è bellissimo vedere Garnet che gira la testa e sapere che Gidan lo fa con i personaggi femminili. Proprio il modello. Allora, ho ottenuto un etere. Ma questo luogo speciale, con queste bellissime colombe... Ah, è difficilissimo muoversi a volte. Ah, l'inquadratura, lo sapevo che mi fregava. Possiamo... Avventuriera, anche tu sei qui per portare uno stellazio alla regina? È falso, vero? Guarda che se quella gallina ti scopre... Avevo forgiato uno stellazio in ferro, ma mi ha sgamato subito! Eh no, i nostri sono veri. Se avete degli stellazio, vi prego di consegnarli qui.
vi daremo una modesta ricompensa. Io raccolgo gli stellazio che sono sparsi per il mondo. Avete la Scorpius. Se me la date, sarete debitamente ricompensato. Cocò! Scusate. Ma certo, vi ringrazio. E ne abbiamo parecchie, ragazzi. Tra l'altro guardate come le stellazio vanno a incastrarsi nel background di gioco. In CG, potremmo dire. Què, què, què! Prendete la vostra ricompensa dall'inserviente, per favore. Mille guil? Oh no no, il mio obiettivo è un altro. È la quarta stellazio. Vi ringrazio. Què, què, què! Mamma mia, quanto sei barbona però! La Gemini. 2000 guil. Taurus. Ecco che arriva il vero premio utile e fondamentale per il nostro vicino piano, ragazzi. Questo è il motivo principale per il quale abbiamo preso le stellazzi fino ad ora, ragazzi. Bloodsword. Ah, sì, 4 unità stellazzi, ma ne abbiamo ancora una. Abbiamo Aries. Certo. Què, què, què. Mamma mia, che ricchezza. Già, non abbiamo altri stellazio, ma abbiamo ottenuto la Bloodsword. Un'arma eccezionale, ragazzi, guardate. Requiem e Spada Insanguinata. Non dice in realtà la sua abilità più speciale. A ogni colpo ci permetterà di ripristinare i nostri HP. Meraviglioso. È molto utile per quello che faremo adesso. Vi ricordate il negozio di armi? Andiamo là. Finalmente una sfida di puro gameplay. Allora, il trucco qui è che effettivamente Steiner non ha molte chance di vittoria e sarà lui a combattere per noi. La creatura è molto forte, ma è, possiamo vedere, un uccellaccio. Possiamo quindi fare due cose molto importanti. Uno, abbassare la nostra difesa equipaggiando una bronzobarda. E so che sembra sciocco, ma dimezza l'effetto attacco elemento vento. E questo è molto importante, perché di solito gli uccellacci fanno quel tipo di danno. E infine, attiviamo Volaticida. Siamo delle bestie. Olè. Chi se ne frega. Alla fine, un centinaio di HP in più non è quello che conta ora. Pronti? Chi è il mostro qua sotto? Il signore della Maison du Chevalier mi ha incaricato di sfamare il suo mostro. Guardate quanto è soddisfatto il signore, è gentilissimo! Ah, signora! Ho confuso, la contadina. E la vecchia con i sessi opposti, sia di Dali che di Toleno. Il signore si diverte a dare in pasto carne d'avventuriere alla sua graziosa bestiola. Capisco. Veramente? Ma lo sai che... Steiner, vai tu. Wow! Bene. Arena unica e mini boss segreto, tra virgolette, chiamiamolo così. Guardate che bella che è la Bloodsword. Sembra uscita da Kingdom Hearts, vero? Aerora. Capite perché è pericoloso? Ora, guardate. Requiem. Servendosi dei propri HP, provoca danni di elemento buio a un nemico. Capite quanto male ci avrebbe fatto? Bene. Siamo in trance! Che coincidenza meravigliosa! Guardate che meraviglia! Ora siamo in full plate. E ora, quindi, preparati a soffrire. Che coincidenza fighissima! Sì! Ho consumato un po' di trance, ma ne varrà la pena. 306 danni! È arrivato il momento di utilizzare la Bloodsword, o moriremo! Vai, Steiner! Adoro i piani ben riusciti. Ed adoro il fatto che abbiamo visto Steiner in trance a full screen. Wow, questo è il premio che spetta al vincitore. Carta Tom Barry. Oh, ma noi faremo molte carte. Prima del prossimo episodio. Bene, ora. Il nostro prossimo obiettivo è in realtà andare verso l'alto, mi sono sbagliato. È andare alla casa d'aste. Ora. La casa d'aste è un luogo molto ostico se non si ha molto denaro, ma avete visto che effettivamente denaro lo si può fare, decisamente sì. Potremo acquisire moltissimi oggetti unici,
Il pezzo forte di oggi è il rarissimo pezzo Mini Seed, vaso di Doga, specchio di Une e anello Reflex. Buona parte di questi sono oggetti preziosi, e questi oggetti preziosi sono effettivamente oggetti quali possono essere poi venduti per denaro a degli specifici nobili in giro per la città. A noi non interessa, ci piace molto di più avere il collezionismo. Quindi il Mini Seed, quanto possiamo offrire vista la nostra schifosa ricchezza? Beh, io direi 9.999 guil, anzi no, 5.100, facciamogli paura a questi nobilacci. Eh? Che dite? Che dite? Eh? Eh? Barboni, plebei. Altre offerte? No, brutti pezzenti. S. Grazie. Vaso di Doga. 1.400 guil. Altri 5.100. Ehi, ehi, ehi. Ecco, capite quanto è divertente? Cioè, anche perché si possono ottenere oggetti veramente rari, veramente preziosi. Avete visto che non abbiamo ottenuto in alcun modo un anello Reflex fino ad ora. Ma ovviamente, prima di proseguire per la trama, sapete molto bene cosa andremo a fare. E se non lo sapete, ve lo dico io per gioco. Anche perché lo avrei spiegato comunque dopo. Scusate, lo so che sembra un po' scemotto, ma sono sovraeccitato. Toleno è un luogo in cui ti fa capire la libertà che ottieni in Final Fantasy IX. È stupendo. Mi riferisco al fatto di comprare altri oggetti per in futuro utilizzare di nuovo il giochino della t-shirt. 9.900, anzi no, 10.000 guil! Eh? Capite? No, che non ci sono altre offerte. Grazie. Vaso di Doga, perfetto. Come vi ho detto poco fa, oggetti come questo possono essere venduti a dei nobili, tra l'altro tutti visibili fuori dal negozio della sintesi, a buone cifre. Per esempio lo specchio di Une può essere venduto a 15.000, e adesso lo stiamo per acquistare, tra l'altro. Ma non ne vale la pena. Non credo siano informazioni che vi interessano, perché a noi importa molto di più il collezionismo e diventeremo schifosamente ricchi a breve comunque. Lo siamo già, a dire il vero. E ora... anello Reflex! Oh, questo è un equipaggiamento, finalmente. Ottimo. Ah. Come siete agguerriti, eh? Ci penso io. 11.000 guil! Ehi! Sembra essere un oggetto ghiotto, eh? Bellissimo che sono titubanti. Anello Reflex. Facciamo una pausa! Grazie, grazie. Molto bene. Continuiamo a comprare, ragazzi. Anche perché l'anello Reflex è un oggetto particolarmente prezioso, guardate. Sempre Reflex e l'incantesimo Reflex, ok? Ragazzi, credetemi, faremo lo schifo. Mamma mia, c'è un segreto della magia Reflex che non vedo l'ora di dirvi, ma solo al momento giusto. E vedete, ragazzi, basta uscire e rientrare dalla casa d'aste per poter affrontare un nuovo lotto. Lotto che state notando già avere di nuovo oggetti pazzeschi, tra cui appunto accessori. Certo, la giacca fatata non è niente di che, però la vogliamo, perché per me, perlomeno, fottere i nobili è qualcosa che come giocatore mi piace tantissimo fare. Ma ci tengo a sottolineare due cose. La prima è che adoro i piani ben riusciti, l'ho detto in questo stesso episodio, e abbiamo scoperto effettivamente oggi quanto accumulare denaro stia dando i suoi frutti. Secondariamente, una cosa molto importante, è che nel caso si siano venduti gli oggetti che stiamo acquistando adesso ai nobili che si trovano davanti al negozio di sintesi, eccetera, non sono persi per sempre. Una volta venduti, si possono riacquistare qui, nel mentre questi poveri nobili stanno disperatamente cercando di contrastare le nostre offerte. Ma soprattutto, io ci tengo particolarmente, mi spiace ripetermi, ma ragionateci sopra, rifletteteci sopra, commentateci sopra. Questo è un altro minigioco che ci sta donando oggetti mai visti prima, inottenibili prima d'ora in altro modo. E questo è un metodo di game design per offrire al giocatore la soddisfazione di capire che sta ottenendo qualcosa da ogni cosa che fa, da ogni azione che fa, perdonatemi, dal come, il quando e il perché la sta facendo. Final Fantasy IX è eccezionale. È veramente eccezionale. Compriamo tutto!
Ed eccoci qua. Abbiamo acquistato tutti gli oggetti disponibili nell'asta, ragazzi. Ci sono rimasti 262.000 guil, il che è fantastico, ma ci saranno oggetti molto più costosi in futuro, quindi ne faremo buon uso, nonostante alla fine di questo episodio scoprirete cosa che davvero accadrà alle nostre tasche. Comunque, ci tengo. Guardate la meraviglia che ho poco fa sottolineato. Ora, a parte la nostra t-shirt, di cui ne abbiamo vendute un po' prima, ecco, avevamo equipaggiato il cerchietto ed eviterò di ripetermi sulla bellezza delle icone, ma guardate cosa abbiamo preso. Le perle rosse, che tre abilità completamente nuove, perfora reflex, che la dice lunga su quello che può fare, basta il nome, level up e megafono. Poi, guardate, spilla di gnomo, isotermia, anello reflex l'avevamo visto, eccetera eccetera eccetera, l'anello Madain ha anch'esso isotermia. E ricordiamoci che hanno effetti speciali. Assorbe elemento gelo, rafforza attacco elemento vento, e questo, guardate un po', dimezza l'effetto degli attacchi elemento sacro e rafforza elemento acqua. Sono tutte piccolezze e sinergie che però è bello che ci siano, e ricordiamoci che sono accessori equipaggiabili da chiunque. Questa cosa è meravigliosa, e quindi avremo da fare, nonostante il nostro caro Marcus non possa potenziarsi di per sé. È arrivato il momento di proseguire un po' nella storia. Andiamo da Totto. Questo episodio ci sta già coccolando abbastanza con le cose che era possibile fare. Andiamo, Garnet. Ha! La casa di Totto. Già. Dottor Totto! Scusate, adoro dire il suo nome. Devo smetterla, sto pensando all'estetica, ragazzi. Questa torre, la luna, mamma mia. Oh, principessa, mi dispiace avervi fatto camminare tanto. Ora abitate qui? Allontanatomi da Alexandria, cercai qualcuno disposto a finanziare le mie ricerche. E così giunsi a Toledo. Sapete? Vi siete fatta ancora più bella. Sono così felice di rivedervi. Illustre Totto, vi trovo bene come al solito. Ah, dimenticavo, c'è anche Steiner con voi. Ma oggi trattano tutti male Steiner. Certo, il mio impeccabile coraggio cavalleresco è l'ombra della principessa. Ho sempre il solito. Immagino che abbiate affrontato situazioni complesse, ma non chiederò di più. Piuttosto, ho messo l'ago di platino in quel forziere. Prendetelo pure. Lo prendo io! E olè! Maleducato! Almeno ringrazia! Lascia stare, Steiner! Oh, guardate, guardate! Che meraviglia! È una sorta di mappamondo del continente... No, ma che? Del pianeta! Questo è il pianeta... intero! La stanza di uno studioso. E una stella nel cielo. Ok, ok. Andiamo a parlargli. Dottor Totto, questo è il Gaia Mondo? Sì, è la riproduzione del pianeta su cui viviamo. Ricordo bene le lezioni su Gaia. Ricordate ancora quei confusi discorsi? Già. In un vecchio manoscritto, risalente a più di 500 anni fa, erano ripetuti spesso due concetti. Gioiello ancestrale e clan degli sciamani. E proprio 500 anni or sono, il documento sparì nel nulla. Secondo Frederick Hack, il gioiello ancestrale era un ciondolo tramandato da Alexandria, di sovrano in sovrano. Si ipotizza che questo ciondolo avesse una forma arrotondata. Pare che esista poi un legame fra le pietre e gli spiriti dell'invocazione. Dottor Totto! Oh! Dolcina! Cosa c'è, principessa? Leggete ancora quei libri difficilissimi? Certo, ho quasi finito di leggere tutti quelli che ci sono qui. E poi, quando sono circondato dai libri, a poco mi si chiariscono le idee in testa. E... Ah, sì! A me invece fa schifo quella roba. Schifo? Quella roba? Ai ai, una principessa non si esprime così. Scusate, allora... Io invece sono negata per le letture così impegnative. Andava meglio, no?
Avete letto l'opera di Eiborn, Sarò il tuo passerotto? Sì, ne ho gustato la pienezza. Eh? Che ne pensate, dottore? Non sono parole degne di una regina? Oh, 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 oh. E questo? È il Gaiamondo, il pianeta dove viviamo. Il Gaiamondo? Perché? Viviamo dentro un pallone? Oh, oh, mica dentro, sopra! Dopotutto, in realtà, la Terra è piatta! E bruciò il regno. Appunto. Una teoria sostiene che nelle stelle risiedano forza e vita. Questo fu il punto di partenza per ulteriori studi sul legame fra le pietre e l'invocazione, e pare che... Già. Di per cui... Oh, scusate, principessa, vi sto annoiando forse? No, no. Sentite, ma dov'è la mia cameretta? Si vede sul pallone? Ma è troppo piccola per vederla qui sopra. Allora questo castello? Dunque, è quello di Sid? Sono già passati 8 anni. E tu sei cresciuta così bene! Scusate. Come vola il tempo! Ma io sono sempre qui, con i miei libri e la mia ricerca. E questo Gaiamondo? È vecchio e anche rotto, ma l'ho rimesso a posto e lo uso per guardare gli astri nel cielo. Non è male osservare le stelle da dentro Gaia. Immagino. Principessa, perdonatemi se sono indiscreto, ma è successo qualcosa. Ricordate che questo vecchio è sempre disposto ad ascoltarvi. Se avete bisogno di aiuto, non esitate. Ecco, veramente... Addirittura! E sua maestà sarebbe giunta a tanto. Mi rendo conto che è molto rischioso. Tuttavia vi manderò ad Alexandria. E come farete? Immaginando che prima o poi sarebbe servito, ho perfezionato un vecchio mezzo. Di qua, prego. Potremmo tornare ad Alexandria. Fenco anch'io! No, tu no! Ragazzi, citazione. Devo finire! Solo ad Alexandria posso andare da compare Pietrificaten. Te lo do io il permesso di venire con noi. Non t'arrabbiare, Steiner. Dobbiamo salvare Blank e anche mia madre. Andiamo, andiamo. Ci siamo quasi, ragazzi. Fate attenzione, potrebbero esserci dei mostri là sotto. Quando siete pronti, scendete la scala che c'è in quella botola. Oh, altro che... Wow. Gargan Rue. E via di nuovo musica unica. Questa è Gargan Rue, l'antica via che collega Alexandria a Toleno. Che strano, un sotterraneo proprio sotto la torre. A quei tempi Alexandria non conosceva ancora le tecniche di costruzione degli idrovolanti. Perciò, prima costruirono una via sotterranea e poi la torre. Eppure non sembra così vecchia questa struttura. Infatti, non molto tempo fa, la famiglia Bishop si preoccupò di restaurarla completamente. Tuttavia, da quel dì non venne più usata. Che bella musica. Ci dovrebbe essere un dispositivo d'agganciamento che fa muovere Gargant. Chissà dov'era la leva. Dunque, dobbiamo cercare una leva? Principessa, diamoci da fare! Oh sì, ragazzi. Chissà dov'era la leva. Ora, siamo dinanzi a un momento molto, molto speciale dell'intera run. Ma prima dobbiamo dare una lettera a un certo Mochos. Certo. Una lettera di Nazuna? Grazie per avermela portata, Kupo! Ciao Mochos, Gulimo mi ha scritto da Borden, alla porta sud. Dice che a vedere Mari innamorata di un altro lo fa star male, Kupo. Ma secondo me, lei, in fondo, è innamorata di Gulimo, Kupo. Tu che ne pensi? Ho l'impressione che Nazuna piaccia a Gulimo, Kupo. Niente lettere? Niente lettere. Perfetto, ora, quello che accadrà, ragazzi... Ve lo spiego, lentamente. Andiamo qui. Allora, qui, tanto per cominciare, abbiamo due stupendi screen. Una scamiciata. Ed abbiamo intanto trovato già la leva. Tiriamola. O meglio, giriamola, ecco. Chissà dov'era. Intanto abbiamo già fatto qualcosa, caro Totto. Ora abbiamo aperto il cancello che altrimenti sarebbe stato chiuso. Abbiamo qui un interessante pulsante e un bordo che sarà piuttosto cruciale. Ascoltatemi.
prima di tutto, combattiamo. Ho avuto una gran botta di culo. Mi ha completato la frase il gioco. Nuovi mostri. Praticamente l'apice di quello che possiamo combattere oggi al disco 2. Shottato. La Bloodsword è veramente forte. Ma siamo dinanzi a una delle più belle chicche che possono mai esistere in uno spirito dell'esperto. Mettiamoci Garnet, bella e stupenda, visibile al centro dello schermo, e parliamone. Abbiamo un certo gruppo, Daga, Steiner e Marcus. Stiamo per abusare in qualche modo, comunque sfruttare uno dei più nascosti e impattanti glitch della storia di Final Fantasy. Vale a dire, sappiamo benissimo che un personaggio come lui, è abbastanza raro rimanga nel party. Infatti Marcus verrà cancellato, non fa parte del gruppo di gioco. Quindi non si tratta proprio di un errore voluto, quello che sto per spiegarvi, è chiaramente una sorta di glitch di memoria dei dischi e dello sviluppo. Vi spiego, ho utilizzato la parola dischi in maniera scorretta, ma il punto è questo. Il luogo del codice di gioco che tiene salvata la memoria delle statistiche di Marcus verrà sovrascritto dal prossimo personaggio che si aggiungerà al gruppo, di nome Eiko. Che cosa causa questo? Causa che il personaggio di Eiko calcola le proprie statistiche base rispetto a quelle che ha Marcus. Che significa? Dove vuoi arrivare, Mike? Voglio arrivare a spiegarvi una certa strategia. Se Marcus si potenzia, Eiko non avrà le stesse caratteristiche del nostro Latren, ma avrà un boost che dipende da quali equipaggiamenti avrà indosso il nostro nuovo protagonista. Quando i personaggi fanno un level up all'interno di Final Fantasy IX, ottengono dei bonus alle caratteristiche, e nonostante i personaggi comunque abbiano modo di crescere in maniera autonoma, si ricevono dei punti extra se si hanno equipaggiati determinati oggetti, ovviamente quelli relativi alla statistica che si vuole potenziare. Quindi ogni 4 livelli circa, senza andare a fare matematiche troppo complesse perché diventa veramente eccessivo e non influenza più di tanto come si sfrutta questo glitch o il level up dei personaggi, si ottiene uno di questi miglioramenti. E sono questi quelli che si andranno ad aggiungere alla nostra fanciulletta. E qualora il nostro eroe raggiunga il folle, pazzo livello 99... Sì, ragazzi, state calmi. Livello 99. La nostra Eiko, una maga bianca molto, molto potente, avrà bonus alle caratteristiche anche di 15 o 16 punti. Il che, avete visto, in Final Fantasy IX è decisamente tanto. Qual è quindi il piano? Il piano, ragazzi, è rendere Marcus abbastanza forte da essere in grado di combattere da solo, per avere il triplo, tra virgolette, dell'esperienza che otterrebbe altrimenti. E come lo facciamo a rendere abbastanza forte? Beh, io ho un piano. Il primo è quello classico di sfruttare la mia strategia base, ossia far sì che i nostri protagonisti imparino tutte le abilità che sono divenute disponibili attraverso l'utilizzo della casa d'aste. Fatto questo, Marcus sarà abbastanza potente da combattere da solo. E da lì in poi, vi prometto che vi mostrerò qualcosa di stupendo. Stupendo! Questo episodio si chiama Roba, non a caso, merita di stare in quella legacy, in quell'eredità di titoli. Ma vi faccio vedere anche un'altra cosa. Continuiamo a cercare un combattimento. Voglio trovare 2 specifici nemici. Anche uno basta. Eccoli! Questi 2 disgustosi mostri, ragazzi, hanno una particolarità molto importante. Fanno veramente, veramente, oltre a parecchio male. So che sembra sciocco a dirsi, ma sono pericolosi, sì. Sono parecchio resistenti, soprattutto, ma i loro premi, una volta sconfitti, state a vedere. Oh sì,
Sconfiggere due di queste creature offre i codesti risultati. 320 punti esperienza, che diventano quindi oltre 900, 3 AP, eccezionali per imparare le abilità, e 600 Guil, 646. Quindi sì, questo è uno dei migliori luoghi raggiunti fino ad ora per farmare. Ragazzi, è il momento di apprendere un po' di abilità e con esse rendere Marcus autosufficiente. Qualcosa mi dice che avete già capito qual era l'obiettivo della Bloodsword. Fight! Oh sì, Daga. Togliti la polvere dal vestito, perché se fossimo nel mondo di Undertale ora ne saresti coperta. Dunque, ragazzi, questo è il nostro risultato. Livelli 25, 27 e 25, come ovviamente coloro i quali non hanno l'abilità level up attiva. Siamo, dopo tutto, con i nostri protagonisti non più così buffamente lontani dal resto del gruppo, ma l'obiettivo duplice non riguardava tanto questo quanto 1. Le abilità. Steiner e Daga hanno appreso tutto quello che potevano e ora, tra l'altro, avendo fatto questi livelli, è possibile attivare qualcosa che prima era inaccessibile. È stato raggiunto un buon risultato, ragazzi, sempre Reflex, attiva Reflex per tutto il corso della battaglia e quindi è decisamente, spaventosamente utile, quanto però una lama a doppio taglio, insomma, è qualcosa che effettivamente andrà discusso più in là, non stasera, non oggi pomeriggio, a seconda di quando state vedendo questo episodio. Io sono al buio della notte, ma Abracadabra riduce la capacità di mira degli attacchi fisici nemici, permettendo tra l'altro qualche bellissima sinergia, come con altruismo, no? Difendendo il prossimo, il gruppo intero, anche abbassando l'efficacia dell'avversario. È veramente una gran figata. Ma anche la nostra Daga ha ottenuto delle figate assai utili, come annullare l'effetto Reflex che permette di utilizzare le magie. Quindi è possibile avere sempre Reflex nel party, mantenendo la possibilità di curare il nostro gruppo o di perforare le difese degli avversari. Oltretutto, la nostra fanciulla ha imparato Level Up, anch'essa. Per quanto riguarda il secondo obiettivo, quello decisamente più importante, è che Marcus è arrivato a un livello abbastanza alto da potersi autosostenere. L'obiettivo, ragazzi, la vera chicca, la figata, è che ora noi faremo sì che Marcus combatta da solo. Lui deve arrivare a un livello tremendamente alto, possibilmente al leggendario e ridicolmente folle da toccare oggi, 99. Ma come fare? Come fare una cosa del genere, nonostante queste creature diano moltissimi punti esperienza? Allora, partiamo dal presupposto che abbiamo dato la Broadsword al nostro povero Steiner. Questo perché? Perché lui dovrà equipaggiare la Bloodsword, in quanto deve appunto curarsi per combattere. Non potremo andare dal Moguri e utilizzare delle tende. Non potremo curarlo in alcun modo, lui deve combattere da solo. Ma per farlo non potrà basarsi su equipaggiamenti che gli aumentano specificatamente la forza. Lo equipaggeremo come se fosse un mago. Bisogna aumentargli lo spirito e la magia quanto più possibile, stando attenti a ogni scelta disponibile per lui, compresi gli accessori che ovviamente il nostro gruppo aveva completamente rimosso, proprio per essere sicuri, visto appunto Anello Cora, la spilla di Gnomo e altri che sono in quantità unica, in questo caso, di non dimenticarcene durante l'equipaggiamento per impedire a qualche abilità di essere perduta. Ma Daga è nelle retrovie e a noi interessa che sia davanti adesso. Se volete sapere il perché, beh, è abbastanza ovvio. Dobbiamo eliminare il gruppo. Marcus deve rimanere da solo. Questo perché, ovviamente, altrimenti sarebbe esagerato, folle, veramente poco anche onesto nei confronti di Final Fantasy, portare tutto il gruppo a un livello altissimo, lasciando magari la console o il PC accesi per chissà quanto tempo, no? Allora, partiamo dal presupposto. Cambio. Noi dobbiamo fare una perfect run e per questo mostreremo tutte queste chicche, ma livellare il gruppo fa parte di un'esperienza meravigliosa e noi la seguiremo. Hey! Ora, quello che accadrà sarà quello che abbiamo anticipato poco fa, ossia che la nostra principessa e il rincitrullito preferito da tutti verranno abbattuti da loro stessi e da Marcus, che otterrà il triplo dell'esperienza. 960 punti esperienza a combattimento quando si tratterà di due di queste stupende creature vermose.
Quindi? Come faremo? Allora. Fatto. Oltretutto, parliamoci chiaro. Indipendentemente da quanto si tiene accesa la console, è veramente impossibile pensare di far raggiungere il livello massimo in Final Fantasy IX a questa parte del gioco a chiunque di un gruppo. È assolutamente fuori da ogni logica, proprio perché Final Fantasy IX è fra i più punitivi, tra i più crudeli dei Final Fantasy nel level up. Avete già visto come si comporta, e l'esperienza necessaria per salire di livello è veramente tanta. Quindi, quello che faremo sarà lavorare solo su un membro del gruppo stanotte. Ma come? Allora, ora il nostro eroe potrà fare ben 480, esattamente la metà di 960. Ora, come faremo a farlo combattere da solo, in autonomia? Per spiegarvelo, attiveremo l'annullamento degli incontri, perché non dobbiamo incontrarne mentre ne parlo, spezzerebbe troppo il discorso. Sappiamo che cercando così i nemici sarebbe possibile, ma non siamo nell'overworld, anche utilizzando dei bellissimi elastici non potrebbe funzionare, perché l'elastico manda solo una direzione e la telecamera è fissa, qui il background è statico. Inoltre, negli angoli non possono correre i personaggi, vedete, si incastrano, e l'incontro casuale non potrebbe mai avvenire. Beh, qui entra in gioco una casualità. Una casualità eccezionale. È veramente davvero incredibile. Quest'angolo non va. Non blocca Garnet, non blocca il gruppo. E quindi potremo effettivamente trovare combattimenti infiniti. Come fare quindi? Allora, togliamo F4. L'obiettivo era fin dall'inizio quello di permettere a Marcus di non essere sconfitto, di poter combattere da solo qualunque forma di nemico apparisse qui. Il luogo effettivamente di Final Fantasy IX ad oggi più veloce da utilizzare per livellare questo personaggio secondario. Non esiste altro luogo per ora che possa dare questo livello di esperienza al nostro caro Latrin. E ora, se la grazia vuole, troveremo un avversario. E come possiamo fare? Ci sono vari modi per farlo combattere da solo. Effettivamente, Final Fantasy IX, non attraverso un cheat, ma un tool, permette attraverso il tasto R2, lo abbiamo scoperto, di utilizzare auto. Con auto, fondamentalmente, si ha lo stesso effetto di premere ripetutamente il tasto azione per far attaccare un personaggio. Non è un gambit, non è qualcosa che migliora l'intelligenza artificiale, anzi, la annulla. I protagonisti semplicemente attaccheranno a oltranza. Questo permette semplicemente, negli scontri più noiosi o quelli in cui non c'è più necessità di abilità, di far sì che i protagonisti attacchino. Ora, io non utilizzo volentieri queste cose, salvo quando ci sono effettivamente certi processi di farming, ma quello che faremo oggi e qui è utilizzare ciò che dona Final Fantasy IX, non qualcosa di esterno. Ossia, la Bloodsword, per esempio, ci permette di resistere. Non si tratta di utilizzare il cheat che permette di essere immortali. È una cosa completamente diversa e che distruggerebbe il concetto di una perfect run, di un walkthrough, di uno spirito dell'esperto. No, è questo oggetto, le quattro stellazio, che ci permettono di fare questa figata cosmica. Ma manca un fattore, effettivamente qualcosa che ci riporterà bambini e che ci ricorderà, o comunque che vi farà pensare a qualcosa che esiste anche oggi, a chi è già effettivamente oggi più giovane. Mi sto ripetendo un po', ma ecco qua, ragazzi, vi faccio sentire qualcosa. Questo effettivamente è proprio l'elastico di cui parlavo. Io, per questo episodio, mentre cammino per muovere un po' per creare movimento nell'immagine, ho comprato un turbo controller. Quelli che infestavano le case di tutti noi tantissimi anni fa, ai tempi dei giochi masterizzati e così via. Ma oggi che i controller principali di marca ufficiale sono massificati in maniera eccezionale, giustamente per la loro qualità, è quasi raro trovare telecomandi. Pensate, mamma mia, buongiornissimo caffè. Joypad o gamepad che hanno il turbo. E il turbo cosa è? Semplicemente permette di tenere in costante pressione ripetuta, insomma questo, un tasto a scelta. Ci servirà, perché in questo modo il nostro Marcus combatterà all'infinito uscendo dal combattimento, perché l'auto permette sì di attaccare, ma ovviamente questo non può funzionare qualora si abbia il dramma di dover premere i tasti per completare il combattimento nella schermata di level up.
Quindi, a questo punto, noi metteremo l'elastico e Garnet andrà da sola. Il combattimento sarà infinito e, grazie al nostro piano, ai nostri equipaggiamenti, alla casa d'aste, all'estellazio, al turbo, Marcus non morirà. Marcus resisterà e noi potremo sfruttare questo glitch incredibile per potenziare Eiko in una chicca che lascia intendere veramente quanto amo questa serie. Ora, se qualcuno vuole e gioca su PC, effettivamente in questo caso mi sento libero di potergli dire che può anche utilizzare il tasto F1 per velocizzare il combattimento, perché, dopo tutto, non è un tipo di velocizzazione che andrà a influenzare il nostro gameplay, semplicemente la console, o in questo caso il PC, anche perché su console purtroppo maledizione non c'è, verrà tenuto acceso un po' meno. Per il resto, ragazzi, devo dire la verità che state attenti a definire gli scontri a turni noiosi, perché in Persona 5 abbiamo dimostrato come oggigiorno sia un tipo di combattimento assolutamente modernizzabile, molto interessante, tutt'altro che noioso, e che non ha bisogno di essere accelerato, ma in questi classici, specialmente a noi vecchi, può essere particolarmente utile, anche perché lo abbiamo giocato più o meno 20 volte. Comunque, siete pronti? Io posso soltanto dirvi questo. Tac! Alla prossima!